Didi Nocler a terzo quest'oggi, com'è andata la tua sensazione, Didi? Ma sono soddisfatto, avevo un po' di paura di far fatica a respirare, che settimana scorsa ho fatto una gara dove mi ha creato un po' di fastidio il diaframma, invece oggi sono riuscito a gestirlo molto bene. Il ritmo all'inizio non era tanto alto, poi dopo Brugusio il gruppo si è un po' spezzato, il ritmo si è alzato e siamo andati via in 4-5. Ho provato anche ad andare un po' via là in pianura, sul lago, sono anche riuscito a tirare su un po' di distacco, però poi ero un po' stanco e ho aspettato. In contropiede poi è partito Christoffersen e l'abbiamo lasciato andare via all'inizio e abbiamo cercato di riprenderlo poi su in salita, ma non ci siamo riusciti. E in volata sono arrivato con Jortele e non sono neanche riuscito a battere lui in volata. Però sono molto soddisfatto della mia gara e tutto preparazione per l'inverno che sta andando molto bene, non ho avuto nessun intoppo durante tutta l'estate e adesso arriva il periodo, diciamo, un po' più importante dove bisogna sicuramente allenarsi ma anche sentire un po' il proprio fisico come sta e per arrivare poi d'inverno in buone condizioni. Le gare, queste di Schirola, servono sicuramente anche per avere una cartina tornasole di ciò che sarà l'inverno e di ciò che si è seminato durante l'estate, perché comunque indossare il pettorale è diverso che una testa anche solo tra di voi delle Fiamme Oro. L'adrenalina della pettorale cambia le sensazioni e le percezioni, dico bene? Sì, sì, certamente fare una gara vera ti fa sempre avere quell'agitazione un po' di più e poi comunque ci tenevo questa gara qui in Alto Adige, l'unica gara di Skirol che c'è e il tracciato era veramente bello, quasi tutto in ciclabile fino a San Valentino, peccato per il tempo che oggi non è proprio il massimo e fa abbastanza freddo, però bravi, bravi, veramente bravi agli organizzatori che ci hanno creduto di farla, adesso speriamo che riescono a organizzarla anche per i prossimi anni, che possa diventare un appuntamento magari fisso per lo Skirol italiano e anche delle squadre dello ski classic. Beh, assolutamente, anche perché il panorama ed il percorso merita davvero, è piaciuto anche agli stranieri e non è insomma cosa da poco. Didi, accennava appunto del gruppo delle Fiamme Oro, una buona preparazione estiva, ci sono state delle variazioni nel programma d'allenamento? Ma la programmazione è andata molto bene, adesso qualcuno ha avuto qualche intoppo di malattia, diciamo, e ci siamo allenati molto, veramente tanto, qualcuno più, qualcuno un po' meno, però vediamo, sicuramente l'impegno c'è stato al 100%, speriamo che anche d'inverno riusciamo a tirar fuori il massimo. Lo stesso Kramer ha più volte detto che in Italia bisognava fare più volume e più uscite lunghe. Siete stati anche voi di questo avviso? Io sicuramente gli ultimi 2 anni ho già cambiato abbastanza, dove ho fatto molto più volumi. Adesso noi in polizia non so quanto siano gli altri, però come volumi siamo veramente molto alti. È quasi difficile fare di più. E speriamo che vada bene, non è facile dirlo dopo un paio di mesi di preparazione, però il clima è molto buono, c'è tanta competizione fra di noi perché con Dapra si è aggiunto un atleta molto forte che soprattutto a livello distance ha delle doti che magari gli ultimi anni non è riuscito a dimostrare, però è veramente forte e questo ha fatto bene a tutto il gruppo e adesso speriamo di continuare prima di tutto come abbiamo fatto tutta l'estate e poi speriamo di toglierci le belle soddisfazioni anche d'inverno. Buon autunno di Didi Nocler. Grazie mille, ciao.